evidenze. Ieri sera nuova puntata in diretta su Rete 8 di Pronto Medicina Facile, trasmissione curata e condotta da Paolo Cassignani con la collaborazione di Gigliola Edmondo. Si è occupata in particolare di Green Pass, terza dose, nuovi farmaci anti-Covid e anche vaccini anti-influenzali. Ospiti in studio il dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, e il dottor Giustino Parruti, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Infettive della ASL di Pescara. I due specialisti hanno risposto alle domande dei telespettatori. La terza dose è senso stricto il comportamento di un percorso vaccinale, cioè se io ho target di avere il 100% di copertura nei confronti del virus, un target che come in tutti i fenomeni biomedici non si raggiunge mai, cioè se il target è di avere una copertura del 90-95% contro la infezione nativa, del 90-95% nei confronti delle forme gravi e della morte, ci sono delle persone che hanno l'assunzione di immunosoppressori, malattie che limitano la risposta immunitaria, deficienze genetiche acquisite o congenite, in cui le due dosi non completano il ciclo vaccinale, cioè ci spingono a una protezione che può essere del 55, 60, 62, con la terza dose una buona proporzione dei mancanti recupera e quindi saliamo verso il 68, 70, 75 anche tra gli immunocompromessi. Quindi la terza dose è il completamento di un ciclo vaccinale. Cioè uno stell'ordine, immunodepressi, sì. Trapiantati, poi anziani over 80, sì. E ospite RSA, poi e operatori sanitari. Se sì. Vi siete, secondo me, lamentati giustamente che volevate farla subito, over 60, sì. E fragili. Come si procederà? Ecco. Si procederà secondo quest'ordine? Verremo chiamati? Ci dobbiamo prenotare? Chi mi risponde? Allora, la Regione Abruzzo, questo l'abbiamo discusso a livello di comitato vaccinale pandemico regionale, su queste diciamo target ha scelto la chiamata. La chiamata. Ha scelto la chiamata perché è il modo più veloce, quindi ogni ASL individua questi pazienti target questi, e quindi li chiama direttamente. Che il modo più veloce è quello che ha funzionato meglio. Certo. E una cosa molto importante che volevo dire è che abbiamo anche già messo in atto quello che è stata la circolare ministeriale della concomitante vaccinazione antinfluenzale, perché coincide per alcuni aspetti con la popolazione fragile e con gli ultra sessantenni.